questo nuovo video mi è stato chiesto sotto lo scorso video, non mi ricordo se era lo scorso o un altro video, di spiegare come passare l'esame di terza media, se stare tranquilli o no. Intanto bisogna stare tranquillissimi, ci sono stata sempre tranquilla, quindi la cosa più importante durante l'anno scolastico è studiare, cercare di non parlare tanto in classe, almeno parlare, però cercare di capire i momenti in cui puoi parlare durante la lezione e stare più attenti invece nei momenti in cui magari non c'è scritto sul libro ma la prof argomenta qualcosa. Poi fare tutti i compiti a casa cercando di non dimenticare nessuno perché poi iniziano ad essere delle esercitazioni per gli esami scritti, soprattutto matematica. E inglese e francese che sono molto importanti, cioè se la prof vi dice per esempio traducetemi queste cose, voi fatelo, non andate a cercare app o cose, fatelo da soli perché negli esami ci saranno. Poi dovete stare davvero, cioè, tranquilli perché appena arrivate là è come una verifica a scuola, cioè ci sono due professori. Di solito c'è il proprio professore di, che ne so, matematica, se matematica, lingua, se lingua, beh. E poi c'è un altro professore, però è sempre vostro. Arrivate, mi sedete, suonerà la campanella e iniziate a fare il compito. Avete a disposizione 4 ore, tranne in matematica che ne avete 3. Negli altri avete 4 ore, tranquilli, poi non è che dovete stare tutte e 4 ore a fare la verifica, magari potete finire per un'ora prima, però 3 ore le dovete fare per forza. Poi firmate e ve ne andate. Qualsiasi ora sia, firmate e ve ne andate. State tranquilli, il materiale, cioè, ve lo diranno a scuola, però comunque dovete portare calcolatrice, matita, penna, cioè di tutto e di più. Diciamo tutte le cose che usate di solito in quelle materie. I dizionari sono fondamentali, cercate di non dimenticarli. Cioè, il vostro primo esame d'estate, cioè il vostro primo esame ufficiale. Quindi un po' di ansia ci sarà, però tranquilli che sarà tutto facile. Poi, agli esami orali, invece, per le tesine, io vi consiglio di prepararvele molto prima, anche se i professori ancora non hanno detto di prepararvele. Che poi non sono tesine, sono percorsi. Loro vi chiedono di preparare solamente degli schemi. Allora, a me, a Scagno, mi hanno detto di prepararne 3, però al quinto E mi hanno detto di preparare una. Quindi, cioè, non so perché, però la Scagno 3 al quinto E una, però. Le tesine, i percorsi sono facili da creare perché si tratta di ciò che avete fatto nell'anno di terza media e non quelli di prima e seconda. Quindi dovete stare molto attenti, perché sbaglio, ad argomentare tutte le cose bene, tranquilli. Poi se c'è qualcosa che non capite, andate a chiedere aiuto ai genitori, ai professori, cioè non è. Loro sono a vostra disposizione ad aiutarvi, poi vedrete che l'ultimo mese già inizieranno a dare meno compiti e inizierete a parlare più di tesine, dei percorsi, magari se volete aggiungere qualcosa che nel percorso non c'è, ditelo subito ai professori così lo mettono immediatamente. Per questo vi dico, iniziate molto prima, un mese prima, 2 mesi prima, perché così i professori si organizzano pure con il percorso di studio che state facendo. Cercate di non cambiarlo all'ultimo. Cioè, a me è successo di cambiare uno all'ultimo, volevo fare il silente, poi ho detto no, vabbè, faccio l'indipendenza, ma all'ultimo, infatti, quello ci ho messo un sacco di impararlo, però mi raccomando, non cambiatelo all'ultimo momento. Per gli esami orali entrerete tutti quanti in aula, cioè in aula. Inizierà a parlare il primo, salirà un sacco di ansia, almeno mi è salita quando c'ero io. Diciamo che i primi dell'alfabeto, diciamo la prima metà, li tengono tantissimo tempo. Tengono tipo 20 minuti, 25 minuti.
Man mano vanno a diminuire, che la prima metà tengono un sacco, poi fermeranno, faranno una pausa, richiederanno di uscire, discuteranno fra di loro. Poi uscite in tutta la macchinetta, fate il giro della scuola, quello che volete. Poi quando ritornate, siete sicuro, siete a metà, poi cioè, tutto più argomentato. Cercherete di... Mi sei la più ansia perché arriverà il vostro momento, cioè quando sono andata io, praticamente c'era prima una mia compagna, l'hanno fatta parlare quanto non sai cosa, e poi invece a me mi hanno fatto fare solamente quattro materie, cioè in tutto. Allora, a me mi hanno fatto dire solamente quattro materie di 11, io dico, voglio dirle tutte, scusa se la porto coperta perché è dentro, e quindi... Fai tranquilli perché non dovete avere ansia, pure se siete i primi meglio, finite subito e ve ne andate. State tranquilli che vi lasciano parlare, le lingue soprattutto, cioè a me l'hanno detto il francese, volevo dire che era la mia cosa preferita, ma là là. Mi ha detto no, per me va bene quello che ha detto di arte, cioè quando non ti voglio sentire, cioè te ne vai, basta. Gli esami sono una cosa tranquilla, cioè non c'è bisogno di avere paura. Tranquillo, poi finito gli esami, inizia ad avere proprio estate. A me inizia ad avere proprio estate. Scrivetemi sotto nei commenti se volete qualche routine, morning, night, afternoon, oppure cosa faccio di equitazione, cioè cose di equitazione, tutto quello che volete. Scrivetelo sotto nei commenti, ci vediamo in un altro video.